Una canzone per prendere per il culo un hippie che è morto? Sembra proprio una roba da stronzi, e in effetti lo è. Comunque, bella a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale YouTube, io sono Kant. Oggi video abbastanza breve, anche perché tra circa, quando sto registrando, tra 25 minuti sarà l'8 agosto e ogni 8 agosto mi capita che qualcuno mi chiede: oh Kant, ma com'è la storia della canzone 8 agosto di NoFX? Quindi, visto che oggi ho stranamente tempismo, cosa che non ho mai nella mia vita, ti racconto la storia che c'è dietro appunto August 8 di NoFX, uscita nel 1996 in questo bellissimo album, Heavy Pitting Zoom, la versione in CD, mentre la versione in vinile si chiama Hit It Glam. Questa è la mia copia, ce l'ho solo su CD. Aspetta che te lo faccio vedere bene. Guarda, c'è ancora il cazzo di prezzo del Media World sopra, con queste etichette che non se ne vanno mai via. Avrei potuto in effetti cambiare la copertina del CD, però ci sono in qualche modo legate. Mi ricorda che l'ho comprato al Media World e lo pagai tra l'altro 33.900 lire, che sembra un botto, ma sono in effetti circa 16 euro, 17 euro. È un botto, 17 euro per un CD è un botto, ma all'epoca non potevo fare a meno di questo disco, e direi che con tutte le volte che me lo sono ascoltato, alla fine il prezzo ne valse assolutamente la pena. L'altro fun fact, questo canale nasce proprio anche grazie a questa canzone. Infatti, quando nel 2006 aprì il canale YouTube, lo aprì proprio ad agosto, perché avevo voglia di postare, mi pare ci fosse già Facebook all'epoca, probabilmente ce l'avevano ancora in pochi, e volevo postare August 8 di NoFX. Fatto sta che su YouTube non c'era alcun modo per postare la canzone, allora feci questo canale YouTube, caricai la canzone con sfondo la copertina del disco e poi lo postai su Facebook. Tra l'altro quel video rimase online per diversi anni, poi dopo per una questione di copyright lo dovetti cavare, però questo canale è nato proprio per August 8 di NoFX, quindi diciamo che si va a chiudere un po' un cerchio. Allora, dopo questo lungo preambolo, qual è il significato di questa canzone? È una canzone molto positiva, che racconta di una giornata bellissima, e fu dedicata apposta alla morte di Jerry Garcia, cantante dei Grateful Dead, band che ammetto di non conoscere, un gruppo simbolo del movimento hippie. All'epoca c'era ancora diciamo la diatriba tra punk e hippie, e le uniche informazioni su questa canzone, che tra l'altro in NoFX dal vivo non hanno praticamente mai fatta, io ho visto la band veramente tantissime volte e non ho mai sentito questo pezzo eseguito dal vivo. Su YouTube non esiste nessuna esecuzione di questo brano live, quindi è anche possibile che non l'abbiano mai fatta. Comunque, la spiegazione di questa canzone la diedero in NoFX quando all'epoca sul loro sito c'era il Q&A, nel quale potevi fargli le domande e loro ti rispondevano. Qualcuno chiese il significato della canzone e Fatmike rispose: è abbastanza divertente, ho scritto questa canzone sulla morte di Jerry Garcia, che io odio fottutamente i Grateful Dead. Però ho sbagliato la data, anche perché Jerry Garcia è morto il 9 agosto, quindi penso di aver fatto una cazzata. Tra l'altro, Jerry Garcia è morto il 9 agosto del 1995 e questo disco esce il 30 o 31 gennaio del 96, e lo registrarono in ottobre, quindi diciamo che il pezzo fu scritto un po' anche all'ultimo momento, quindi probabilmente la parte strumentale era già pronta da tempo e il testo è stato messo dopo. Pezzo che tra l'altro a me è sempre piaciuto tantissimo, molto corto, con questo bellissimo arpeggio iniziale, questa gran bella linea melodica, poi il pezzo parte a quelle sonorità un po' anche possiamo definirle grunge, molto presenti in questo disco. Magari un giorno, anzi sicuramente un giorno, farò un video approfondito su Heavy Pitting Zoom / Heavy Eating Lamb, però non è questo il giorno. Oggi volevo solo raccontarti la breve storia dietro questo pezzo August 8, un pezzo nato per prendere per il culo la morte di un hippie. Come ho detto all'inizio del video, sembra una roba veramente da stronzi, ma c'è anche da dire che l'ironia negli anni 90 era molto diversa da quella di oggi, e se io penso solo alle battute che facevo 5 anni fa, oggi mi prenderei tranquillamente la 41 bis. Quindi ragazzi, anche per oggi è tutto. Voi come al solito ascoltate
ascoltatevi NoFX e ci vediamo molto molto presto su questo canale, anche perché i prossimi video che usciranno saranno i miei report del Bayfest. Ci vediamo alla prossima, ciao raga. What's going on? It's something by me.